Ciao raga e benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlo dell'Holyland Lark 150, un microfono wireless che sto utilizzando anche adesso per registrare questo video. Ma prima, sigla! È già da diversi mesi che sto utilizzando questo microfono wireless e mi sto trovando molto bene. Come potete vedere, è contenuto all'interno di un case che ricarica in automatico sia il ricevente che i due trasmettitori. Questo microfono io lo uso già da qualche mese e mi sto trovando molto bene, ma vi faccio vedere come apparirebbe appena comprato. Cosa c'è nella confezione? Innanzitutto troviamo il fogliettino in cui c'è le indicazioni per l'after sales assistance, quindi l'assistenza dopo l'acquisto, le istruzioni in varie lingue, compreso l'italiano. Poi c'è una specie di confezione che serve per portare tutto insieme il case e le cuffie, i microfoni, tutto insieme, in cui ci entra direttamente tutto il case completo. In più c'è questa scatolina in cui troviamo alcuni accessori. Tra gli accessori possiamo trovare delle pulci via cavo da collegare ai trasmettitori, ce ne sono due code di gatto per contrastare il vento da applicare sopra i microfoni, un cavetto USB-C da collegare al case per ricaricarlo e un cavetto per collegare il ricevente allo smartphone anziché alla fotocamera o telecamera. Vi faccio vedere adesso come si applicano gli accessori sul trasmettitore. Innanzitutto la coda di gatto, che è fatta apposta per coprire il microfono che è posto qui sopra. Basterà inserirlo con questa parte fatta a forma di jack da 3,5 nell'ingresso per il microfono via cavo. Facendo così, il microfono posto sopra al trasmettitore viene coperto dalla coda di gatto e non si sentirà il vento. Mentre se volessi usare via cavo il microfono pulce, basterà collegarlo qui ed è già pronto per registrare tramite la pulce. Vediamo adesso cosa c'è all'interno del case insieme al ricevente e trasmettitore. Vediamo innanzitutto che aprendolo, i due trasmettitori e la ricevente si accendono in automatico. Basterà estrarli che questi saranno già connessi e operativi. Io in questo scomparto del case ho posto anche il cavetto che mi serve per collegare il ricevente alle videocamere. Basterà inserirlo in line out e inserire l'altro jack da 3,5 nella videocamera. Come vedete, adesso i microfoni sono operativi e funzionanti. Se invece volessi riporli, basterà sistemare il cavetto nell'alloggio, dove l'ho ripreso prima, e rimettere trasmettitore e ricevente all'interno del case. Questi si spegneranno in automatico e entreranno in carica. Questi microfoni possono essere usati in tante situazioni, dai vlog ai viaggi, alle interviste doppie o singole. Come anche in questo video sto utilizzando l'Holyland Lark 150 collegato con la sua pulce al trasmettitore che ho alla cintura. Questo è il trasmettitore molto leggero del peso di 20,5 grammi. Può registrare sia attaccato alla sua pulce o direttamente con un microfono integrato trasmettitore. Vediamo alcune delle caratteristiche importanti di questo microfono. Innanzitutto vediamo che i due trasmettitori e la ricevente si ricaricano in automatico quando vengono riposti all'interno della confezione
e, una volta estratti, si accendono e si accoppiano in automatico per essere già pronti a registrare. Un altro punto di forza importante è la possibilità di regolare il livello del gain dei due trasmettitori direttamente sulla ricevente attraverso queste rotelline di regolazione e possiamo vedere il livello dell'audio direttamente sul monitor della ricevente, oltre anche al livello di batteria dei due trasmettitori. Sui due lati della ricevente invece troviamo l'ingresso da 3,5 in cui uscirà l'audio. Questo jack viene inserito per prendere l'audio dal microfono verso la telecamera. Sull'altro lato invece troviamo l'ingresso per le cuffie in cui poter monitorare l'audio proveniente dal microfono. Posto subito sopra l'ingresso per le cuffie troviamo anche il tasto di accensione che funziona tenendolo premuto a lungo sia per l'accensione che per lo spegnimento. Mentre nella parte inferiore possiamo vedere i contatti di metallo in cui il ricevitore prende la ricarica dal case di ricarica. Se viene registrato solo l'audio proveniente da un microfono, l'audio che uscirà dal trasmettitore sarà in stereo. Se invece il ricevitore riceverà l'audio dai due microfoni, l'audio uscirà in stereo, ma con l'audio di un microfono su una traccia e l'audio dell'altro microfono su un'altra traccia. Vediamo adesso la differenza di registrazione tra un microfono pulce collegato con il trasmettitore Holyland Lark 150 rispetto a un microfono mezzo fucile della Rode, il VideoMic Go. Questo è l'audio che proviene dal microfono Holyland Lark 150 collegato alla pulce e adesso passiamo al microfono della Rode VideoMic Go. Questo è l'audio proveniente invece dal microfono VideoMic Go posto sopra la videocamera. Si nota la differenza, vero? Questo è sempre il Lark 150. Adesso voglio provare l'audio ma senza la pulce collegata al trasmettitore. Scollego adesso il jack della pulce. Questo invece è l'audio proveniente direttamente dal trasmettitore. Come puoi vedere, se lo allontano cambia la voce e può essere agganciato tramite la clip direttamente alla maglia dell'intervistato. In questo caso l'ho trovato abbastanza scomodo utilizzarlo così perché si rivolge verso il basso se c'è una maglia o una maglietta. Va sistemato in modo che non cada, che non riprenda l'audio dal basso. Posso posizionarlo così, per esempio. Questo è un sistema molto rapido per registrare l'audio delle persone al volo, se hai bisogno di fare una registrazione e non hai il tempo di stare lì a mettere la pulce addosso all'intervistato. Vediamo adesso nel dettaglio anche il trasmettitore. Come potete vedere è semplicemente una scatoletta con presente una luce verde per la batteria, una luce blu che indica l'avvenuto collegamento con il ricevitore, poi dietro è presente la clip per essere posizionata sui colletti o alla cintura degli intervistati, il jack in cui si inserisce la pulce con il jack da 3,5 e il microfono. Trasmettitore e ricevente rimangono connessi stabilmente senza disturbi fino a 100 metri di distanza. È effettivamente molto comodo perché quando viene estratto si connette subito e rimane connesso fino a 100 metri. Molto molto consigliato. Inoltre ha un ritardo nella trasmissione dell'audio inferiore a 5 millesimi di secondo. Per quanto riguarda la durata della batteria abbiamo 4 ore per ogni trasmettitore e 7 ore per il ricevente.
Inoltre, posizionando trasmettitore e ricevente all'interno del case, questo si ricaricherà. E potremmo collegare anche il box direttamente alla ricarica, in modo da ricaricare sia trasmettitore riceventi e box in un colpo solo, e li troveremo tutti pronti per il prossimo lavoro. In commercio si trovano tre versioni: il LARC 150 Duo, in cui sono inclusi due trasmettitori e un ricevente e gli accessori; il LARC 150 Solo, con un trasmettitore e un ricevente e accessori; e il LARC 150 Single TX, in cui viene venduto solo un trasmettitore con accessori. Il mio consiglio è di prendere subito il pacchetto Duo, in cui ci sono due trasmettitori, un ricevente e gli accessori, perché è molto comodo per interviste doppie o lavori che necessitano la presa di audio di più persone. Lo consiglio a tutte le persone che vogliono avere un microfono di qualità ma senza spendere eccessivamente troppo. Questo modello lo consiglio vivamente. Per acquistarlo potete trovarlo su Amazon e potete trovare il link direttamente sotto nei commenti, che vi rimanderà allo shop Amazon in cui trovare la migliore offerta. Si trovano tuttavia anche su altri store. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Se avete poi domande, scrivetelo nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video.